Siamo lodati Gesù e Maria. Allora, oggi abbiamo ascoltato nel Vangelo, questo che ho preso con me in prestito, questo candeliere, la parabola delle 10 vergini, si chiama così. La rivediamo insieme. Sapete che le parabole, sapete cosa sono le parabole? Le parabole sono degli insegnamenti che Gesù dà attraverso delle immagini, no? Per voi che siete piccolini, la parabola assomiglia un po' a una favola, no? Sapete che la favola è un racconto di fantasia che contiene però un insegnamento. Per leggevano le favole dei vostri genitori, ma ancora le favole vanno letto. Sì? Ok. Gesù parlava in questo modo perché? Perché voleva stimolare la nostra intelligenza a riflettere un po' su quello che dice per capire un messaggio. Ok? Mi seguite? Allora, vogliamo focalizzare un po' questa parabola. Dice che c'è uno sposo che invita delle vergini alle nozze, giusto? Secondo voi lo sposo chi è? Oh, benissimo. Ma bravo. Lo sposo è Gesù. E le vergini chi sono? Tu che dici? Noi? Noi. Ok, dice però che per andare a queste nozze gli consegna delle lampade. Come mai, secondo voi? Ma purtroppo adesso ci abbiamo tutte queste luci qui, no? Però mo facciamo un attimo una cosa, così la ricordate questa cosa qui, eh? Non ci fate caso, eh? Spegni cattedrale. Vediamo se obbedisce. L'abba qui. Spegni cattedrale. L'abba qui è col. Aspettate un attimo. Proviamo un altro sistema. Perché così ve la ricordate questa paraboletta, eh? Vai. Fa presto, eh? Adesso in un battibaleno tututum. Oh, ecco. Ma qui non è proprio buio perché è mattina, ma se voi veniste qualche volta e invito i genitori a fare questa cosa, perché queste cose ci arricchiscono tanto, alla veglia pasquale, la notte di Pasqua, la veglia pasquale comincia proprio così, tutte le luci spente e c'è acceso soltanto il cero pasquale che il sacerdote benedice. E quando entriamo, così si capisce la parabola delle 10 vergini, tutti accendono le loro piccole candele dal cero pasquale. E qui che è tutto buio, che succede? Si illumina solo con la luce delle candele. Capite? Quindi, perché la candela serve, la torcia, una volta non c'erano le lampadine, voi sapete che una volta non c'erano le lampadine, quindi c'erano le lampade proprio ad olio, no? Oppure le torce che venivano alimentate con l'olio. Adesso riaccendiamo un pochino le luci che tanto abbiamo finito. Ok. Quindi significa che questo invito a nozze avviene in un contesto che lo sposo arriva in un ambiente buio, per cui se tu non c'hai le lampade accese, sapete che succede? Che lo sposo non lo vedi. Capite come? Imparate anche voi grandi come si riflette sulle parabole, perché sulle parabole si riflette, il costume deve cercare di capire bene, dice, ma che c'entrano le lampade con i vita a nozze? Usate, no? Vuol dire che è buio. E cioè, se tu non c'hai la lampada, lo sposo non lo vedi. Oh, adesso dobbiamo decodificare. E che cos'è il buio? Abbiamo visto, lo sposo è Gesù. Le vergini siamo noi, ma dobbiamo vedere che cos'è il buio, come mai, perché è buio, lo sposo non si vede, e cosa sono le lampade e che cos'è l'olio, perché le lampade ce l'hanno tutte, ma le 5 vergini stolte, guardate che non c'entrano le nozze con Gesù, eh? Sapete che significa fuori di metafora? Che se ne vanno all'inferno, perché non c'avevano più l'olio dentro le lampade. Allora, fine della parabola, che cos'è il buio? Cosa sono le lampade e che cos'è l'olio? Cos'è il buio?
è questo brutto mondo in cui viviamo, figlioli miei cari. Perché nel mondo, voi vedete tante cose belle, nel mondo secondo voi domina il bene? Oh, domina il bene? Un'altra cosa, Gesù, voi lo potete vedere così come vedete me in questo momento? Si vede in questo modo Gesù? Cioè, Gesù per noi sta sempre al buio, perché Gesù si vede soltanto attraverso la fede, adesso tra poco consacro, eh? Voi sapete che i nostri angeli custodi vedono quello che succede sull'altare, ma se lo potessimo vedere, ci prostreremmo, non è che staremmo in ginocchio, staremmo tutti prostrati con la faccia a terra, perché i nostri angeli vedono quello che succede lì tra poco, noi non vediamo niente, non vediamo. Sapete che succede? Succede che Gesù in un istante scende sull'altare, dopodiché quello che vedete dietro, lì vedete una statua, sull'altare si compie veramente. Quando io alzo l'ostia e alzo il calice, Gesù sta veramente in croce. I nostri angeli lo vedono, non vedono l'ostia nel calice, vedono la presenza reale di Gesù che si sta offrendo in sacrificio per noi, i nostri angeli custodi. Noi possiamo vederle queste cose? Allora, che cos'è la lampada? La lampada è la fede. Perché? Perché io non vedo niente con gli occhi, ma siccome Gesù mi ha detto fate questo in memoria di me e ha detto queste parole, io pur non vedendo credo che lì realmente sta succedendo questa cosa. Oh, quasi finito, no? Che cos'è l'olio? Non ci serve. Chirichetto, dammi una mano. Ho preso questo non a caso, no? Mo lo alzo un po' sperando di non pelarmi. Vedete che c'è qui dentro? Questa è una lampada d'olio. Vedete, c'è lo stoppino e c'è l'olio. Se tutta questa roba qui, che ci stanno Santa Patrizia e Santa Maria, che tutti i giorni la riempiono, perché se questa cera si consuma, la fiamma si spegne. Allora, questa è la fede. Da che lo capiamo che questa è la fede? Il giorno del vostro... Avete mai visto un battesimo voi, di qualche vostro amichetto, amichetta? Avete visto che dopo il battesimo il sacerdote al cielo pasquale, come la veglia di Pasqua, accende una candela e la consegna al padrino e alla madrina? Giusto? E che significa? Significa che la fede, quindi la capacità di saper vedere e di conoscere Gesù, viene consegnata al padrino e alla madrina e ai genitori perché la passino a voi. Ok? Ed è il loro compito grave. Quando sarete cresimati, sapete che succede? La candela la prendete voi e da quel momento in poi siete voi che vi prendete l'impegno di metterci l'olio dentro, perché se non ci mettete l'olio dentro la candela si spegne. E arriviamo all'ultimo step. E che cosa sarà l'olio? Come faccio ad alimentare la fede? Cioè a fare in modo che la fede non la perdo e quindi non sono più capace di riconoscere Gesù da nessuna parte, né in questa vita, e quindi muoio come un estraneo con Lui, e se muoio come un estraneo con Lui Gesù mi dirà guarda che io a te non ti conosco, non ti posso portare con me. Che cos'è l'olio secondo voi? Dai, facciamo un pochino. Come l'alimentiamo la fede? Chi aveva detto pregando? Quello è il primo sistema, l'olio e la preghiera, perché la preghiera mi mette in contatto con Gesù e ogni volta che io prego arrivano delle grazie e queste grazie vanno a formare l'olio che alimenta la lampada. Quindi la preghiera, poi? L'amore nel fare delle cose belle. Benissimo, le opere buone che noi facciamo, ogni opera buona e santa che noi facciamo, brava, oh, santa subito. I sacramenti, no? Perché bisogna venire a messa almeno ogni domenica? E perché è peccato? Perché è peccato perché se tu a messa non vieni mai, questa si spegne. Se tu non ti confessi mai, questa si spegne. Non c'è niente da fare, quindi preghiera, sacramenti, specie quelli che si possono ripetere, sono anche per i grandi, confessione e comunione, messa e comunione, e opere buone.
Se queste cose mancano, la candela si spegne. Ma non posso rovesciare l'olio, ma si fa proprio da vedere, è bellissimo vedere una candela che si spegne. E quindi che succede? Succede che Gesù vi passa vicino, non siete in grado di riconoscerlo, e al termine della vita abbiamo vissuto come degli estranei. Sapete quante volte io celebro? È una cosa molto triste. Un funerale, tante volte mi è successo, non solo a Sermoneta, dico, ma questa persona chi sarà? Perché io non l'ho vista mai. Capito? Quando cominciano a essere 6, 7, 8 anni che stai in una parrocchia o 10 come una prima, questa è una persona che per 10 anni non ha mai messo piede in chiesa, a meno che andare da qualche altra parte. Io rifaccio tutti i funerali, prego per loro, dico, ma voi che pensereste al posto mio? Dove sta questo o questa? Se sarà salvata? Siamo nel mese di novembre. Boh, speriamo. Ma una persona che vive sempre lontana, da estranea al Signore, capite che mette a rischio la propria salvezza, eh? Non è detto che vada in paradiso, La parabola del Vangelo ci dice che è 50-50, 5 vanno in paradiso, 5 no. Quindi attenzione al mese di novembre, Non, dicevo l'omelia di prima, questo è per i grandi e poi chiudo. Ci sono due categorie di persone che sono a rischio inferno, due. Primo, quelli che pensano che il diavolo non esiste, perché l'inferno non esiste. Quelli sono quelli che ci vanno prima di tutti. Secondo, quelli che dicono, sì, il diavolo esiste, l'inferno pure, per carità, la Chiesa lo insegna, ma tanto non è roba per me. Io che male faccio? Attenzione, perché queste due categorie di persone sono quelle più a rischio. I santi non è che erano terrorizzati, non campavano, perché il terrore dell'inferno è eccessivo. Però stavano sempre pregando, Signore mio, mi raccomando, aiutami, fammi perseverare nella fede, nella grazia, perché io non sono mica sicuro che vado in paradiso, Chi l'ha detto che io vado in paradiso, che non vado all'inferno? Chi l'ha detto? Voi pensate che il diavolo a me mi lascia perdere? Non mi tenta? Non cerca di farmi cadere in peccato? Grave? Ha voglia a te e a me più di voi, perché se cado io, mi porto appresso tutte le pecorelle che mi stanno dietro. E non sono soltanto le 800 le sermoneta, magari ce ne stanno 100 volte tanto minimo, se bastano, tra le persone che mi seguono, capite? Nessuno di noi è al sicuro. Certo, se cerchiamo di mantenere la lampada accesa, se preghiamo, ci confessiamo, siamo ammessi, cerchiamo di fare le opere sante e umilmente ci raccomandiamo al Signore, ce ne raccomando, Signore mio, fermo no, allora il diavolo purtroppo ci tenta, sì, perché il diavolo ha una certa libertà di azione, il Signore glielo permette, sapete perché? Perché vuole che noi ci schieriamo dalla parte sua liberamente, che glielo dimostriamo il nostro amore, come lui ce l'ha dimostrato, noi liberamente diciamo, io sul peccato ci spunto sopra e preferisco vivere in comunione con te, perché non esiste l'amore se non c'è la libertà, ricordatelo sempre. E la libertà non è vera se non è provata, perché se io sono costretto a fare una cosa e non potrei fare diversamente, non è vero che sono realmente libero. Ok? Per i piccoli e per i grandi. Quindi mi raccomando, le lampade accese. Fate una facciata la notte di Pasqua, così fate un bel ripasso, perché è molto bello vedere la Chiesa tutta buia, proprio immagine delle tenebre del mondo, e entrare con queste luci che squarciano le tenebre, per farci capire come solo con la fede possiamo vincere le tenebre del mondo e riconoscere la presenza di Gesù anche adesso, che purtroppo non possiamo vederlo in nessun altro modo, se non attraverso la luce della fede. Siamo levati Gesù e Maria.